grazie a tutti per questa bellissima occasione. Questo teatro evoca molto, incoraggia, razionalizza anche i pensieri. E soprattutto sono molto contento perché siamo riusciti a mettere a segno la presenza di tutti quelli che ci dovevano essere, sia dalla vostra parte, perché è un pubblico molto qualificato che può rilanciare la qualità degli spunti e dei pensieri che stabiliamo oggi, e naturalmente da questa parte, perché ci guideranno come ci stanno guidando nella riflessione impegnativa. Un grande grazie al Ministro. Io ho passione per la storia, non come il mio professore Francesco Bonini, che naturalmente oggi ha fatto una bellissima, diciamo, fotografia del ruolo di Spaventa e del come è cominciato il suo cammino. Ho passione per la storia e vi dico che mai è venuto un ministro del tesoro nella vita repubblicana e democratica. Sono contento che sia accaduto oggi all'insegna del pensiero su Spaventa qui a Chieti, in questo teatro. Sono molto contento della presenza anche dei contributi di altissima valenza tecnica. Abbraccio il presidente del TAR Abruzzo, stringo la mano a Erika Guerri e naturalmente sono molto molto contento per il contributo che ci ha dato Renato Mazzoncini. E poi un ringraziamento amichevole e sorridente al presidente della Fondazione, a Raffaele Bonanni, che sta fertilizzando lo spirito, la corporatura di questa Fondazione, che deve fare molto crescentemente di più. E poi Giovanni Legnini, che incoraggia e benedice anche con il suo contributo saliente. Allora, perché siamo arrivati a questa iniziativa oggi? Come mai? E come mai questo titolo così ambizioso? Noi vogliamo dire che Spaventa è la prova che l'Abruzzo sa pensare Italia. E perché l'Abruzzo ha saputo pensare Italia quando è andato in onda il pensiero di Spaventa? Prima dimostrazione: non è vero che una regione che ha pochi abitanti, poca demografia, grandi problemi della storia passata, non può contare nulla, è condannata allo zero del protagonismo. Non è vero, Spaventa lo dimostra. Un uomo di un paese piccolissimo, sono stato più volte a casa sua, tra l'altro con qualche generosità imprenditoriale e con qualche ruolo idoneo del Ministero dei Beni Culturali, vogliamo anche acquisire il patrimonio pubblico, tutta la casa degli Spaventa, ci manca un quarto. Bene, il comune di Bomba è un comune semplicissimo, diciamo di quelli che fanno la grande parte dei 305 comuni dell'Abruzzo. Come è riuscito lui a mettere in campo quell'elaborato, quei pensieri e quegli spingimenti innovatori? Intanto perché ha studiato, intanto perché ha pensato, intanto perché ha concepito, intanto perché è entrato nel merito delle questioni che tardavano contro l'Abruzzo e che ritardavano il cammino dell'Abruzzo. Certo, la struttura filosofica lo ha aiutato, il confronto dialogico col fratello, con i contemporanei, il suo viaggiare, il non avere in odio la dimensione internazionale, questo Bonino, l'andare a Londra per ragioni, diciamo, di dolore, lo spostarsi perché era inseguito, e poi quell'approfondire cucendo la sua dimensione teorica con l'osservazione pratica, il suo idealismo giustapposto. Perché lui ha saputo pensare Italia, attraverso quali canoni? Tutto quello che è stato detto. Io provo, diciamo, a volgarizzarlo con una semplicità da amministratore localissimo. Il tema del rapporto paritetico tra lo Stato e il cittadino. Oggi ci sembra scontato, un ricorso di un cittadino portatore di interessi che blocca anche un investimento miliardario. Ma allora immaginarlo, prefigurarlo, farlo diventare norma era assolutamente impossibile se non con quella dotazione di riflessione culturale. La quarta sezione del Consiglio di Stato, come hanno detto i bravissimi che hanno parlato, stabilisce un rapporto paritetico tra cittadino e Stato. E guardate quanto è straordinaria la storia, il destino della storia. Nel 90, quando si riordina il procedimento amministrativo, è di nuovo un abruzzese che fa nascere la legge 241 del 90. E Gaspar, aiutato dal marchigiano Ciaffi. Vedete come non è vero che se uno non studia e non parla milanese, non è vero che non ce la fa a mettere a segno un pensiero compiuto. Secondo, l'altro grande dato rivoluzionario, il ruolo della infrastrutturazione. Noi siamo stati inondati per 100 anni che le spade e i fazzoletti rossi abbiano fatto l'unità d'Italia. Di sicuro, hanno avuto un ruolo. Ma quello che ha reso possibile l'unità d'Italia è l'infrastrutturazione del paese,
il potere andare da sopra a sotto, da destra a sinistra. Il diritto allo spostamento è un diritto fondativo, che in Europa è un diritto costitutivo. E chi è che concepisce la condizione per spostarsi? Spaventa attraverso l'infrastrutturazione ferrata, che è di più della strada. E su questo una critica all'Abruzzo lungo della politica democratica. Io sono molto riconoscente a quello che ha fatto Gaspari, in platea c'è la metà che ha conosciuto Gaspari e forse ha motivi anche di riconoscenza. Gaspari, con quella classe dirigente del Novecento, ha sbagliato, diciamo, la postura della fotografia. Ha ritenuto modernità nel Novecento la macchina, la gomma e l'asfalto. Perché si era pensato che nell'Ottocento fosse modernità la ferrovia e nel Novecento fosse la macchina. E poi c'è stata una sottoconsiderazione, un minimalismo di lettura. Noi dobbiamo sapere che la qualità delle città, della vita delle città, oggi e domani, dipenderà da questa certezza di percorso dedicato negli spostamenti. E perché abbiamo voluto così fortemente la presenza di Mazzoncini, del socio non solo di riferimento, il ministro del Tesoro, dei suoi più stretti collaboratori che sono in platea e che hanno anche un vincolo morale con l'Abruzzo? Perché onorare Spaventa significa mettere in agenda gli investimenti idonei, contemporanei, coerenti, con la giustezza anche dei tempi di applicazione. Allora noi abbiamo una partita, diciamo, che fa ancora l'invalidità civile dell'Abruzzo. I tempi di percorrenza per arrivare a quella miniera di relazioni che è Roma sono ancora tempi di percorrenza del tempo passato. È un fatto straordinario che nel contratto di programma ci sia 1.566.000.000 per fare investimento su questa infrastruttura. Però adesso dobbiamo fare il progetto, ci sono 15 milioni per fare il progetto esecutivo. Abbiamo uno che non viene dalla Luna, che fa l'amministratore delegato di RFI, viene da Sulmona, conosce tutto, è un'interna corporis, per cui gli è facile mettere in produzione questo progetto. Così come noi vogliamo che i vettori di spostamento non ci ricordino il Far West. E allora anche lì i vettori di Trenitalia devono essere moderni, comodi, confortevoli. Io invidio Romano Prodi quando dice: io mi sposto col treno, leggo, studio, dialogo, confidenzio. Vogliamo fare anche questo noi dall'Abruzzo. Così come mi preme molto lanciare una grande provocazione: la dorsale adriatica. Ingegnere Mazzoncini, ministro Padoan, collaboratori stretti di Mazzoncini. Siamo riusciti con un'operazione davvero collegiale che ha messo d'accordo popolari, socialisti, liberali, si sono astenuti soltanto, diciamo, questi curiosi che sono entrati in campo di recente nella politica nazionale e speriamo non europea, solo quelli sono astenuti, che non so come qualificarli quando si fanno portatori in Europa. Tutti hanno votato a favore della copertura sulla dorsale adriatica della velocità delle reti TEN-T. L'ingegnere Maurizio Gentile è stato mio suggeritore in quei mesi, ne abbiamo parlato nel 2013 con l'altro amministratore delegato che non ha voluto male all'Abruzzo, Mauro Moretti, quando ci venne a dire nell'altra sala della provincia: noi attiveremo un intervento di manutenzione straordinaria su quella rete per 350 milioni di euro. È arrivato il momento anche su quel fronte di cominciare a calendarizzare, la priorità è questa, ma lavoriamo anche sull'altra. E poi l'investimento L'Aquila Rieti. L'investimento L'Aquila Rieti, fare in modo che quello che c'è presenti, i canoni di sicurezza e di velocità, perché si accede a Roma anche attraverso L'Aquila e attraverso Rieti. Però tornando a Spaventa, perché mi aiuta Spaventa? Come lo posso qui utilizzare, strumentalizzare idoneamente? Lui ha visto quello che non c'era, non è vero che si può fare solo ciò che c'è, non è vero che si può allungare aggiungendo solo ciò che c'è, si può anche creare, ha creato lui con quel pensiero. E sapete che è stato disposto anche a pagare. Lui ha fatto la cosa giusta anche accettando di pagare la legge sulla nazionalizzazione delle ferrovie. Non è che è stata una passeggiata. Lo minacciarono. E lo minacciarono gli imprenditori privati toscani delle ferrovie. E gli dissero chiaramente: tu sei della destra storica, stai facendo un'operazione contro natura. Se lo porti avanti cadrai come ministro e faremo cadere il governo. Era il governo della destra storica. Lui disse: io lo faccio, vado avanti. E questo è anche un insegnamento per adesso. Questa classe dirigente, diciamo così, un po' televisiva, un po' che si nutre del digitale, che vuole sempre lisciare il pelo, che magari decide di votare o non votare questa o quella cosa in relazione
alla pancia dell'emotività della rete. Voi immaginate cosa avrebbe fatto Spaventa se ci fosse stato un combattimento con la rete che punta addirittura a far aumentare le incertezze. Sarebbe andato avanti, anche accettando di pagare. E questa è anche la sua grandezza di classe dirigente. E permettetemi, e concludo, un'ultima annotazione. Noi abbiamo bisogno di un ripensamento per quanto riguarda le procedure. Sono presenti in sala due maestri del diritto pubblico, il professore Marazzitta e il professore Urru, e sono contento che siano venuti, non so se ci sono altri docenti di diritto pubblico. Ci sono però, diciamo, realizzatori del diritto nelle aule di giustizia e ci sono decisori pubblici. Noi dobbiamo mettere all'ordine del giorno anche una riflessione su che cosa e come può diventare una risorsa la procedura amministrativa. Ministro Padoan, l'Abruzzo finalmente può entrare in una zona economica speciale, grazie al DL Mezzogiorno diventato legge. Noi ci vogliamo entrare, ma non perché assistiamo come un calendario spento a ciò che può fare o non può fare la zona economica speciale. Noi abbiamo i nostri porti che verranno completati per infrastrutturazione e vogliamo l'azzeramento delle procedure, lo spingimento della defiscalizzazione, gli investimenti idonei e cuciti su misura di coloro i quali imprenditori vogliono fare ricchezza in Abruzzo. Però vogliamo starci sapendo che nella prima battuta non ci eravamo. Poi ci siamo entrati grazie ad una vedutezza della classe governativa nazionale e vogliamo essere anche un bersaglio degli investimenti, delle grandi centrali degli investimenti italiani. Vogliamo essere centrali di investimento di Eni, di Terna, di Ferrovie, in maniera tale che queste precondizioni e condizioni mobilitino coloro i quali poi devono fare investimenti produttivi dell'economia reale. Oggi la norma c'è, è una norma evolutiva rispetto al rapporto paritetico Stato-cittadino di cui all'intuizione di Spaventa. Ma il passaggio ulteriore è fare in modo che la risorsa normativa sia davvero una funzione a favore. La norma, il procedimento, non può essere un totem che ostacoli, ma la norma, il procedimento, deve essere anche capace di compiegarsi rispetto ai piani di sviluppo. I contratti di sviluppo dicono questo, le norme, diciamo, che consentono di sagomare a favore di un progetto di investimento consentono questo e noi ci vogliamo essere da protagonisti. Ministro, io sono molto contento che tu hai potuto raggiungere l'Abruzzo in occasione di questo tema. Due annotazioni conclusive: è abruzzese colui il quale ha inventato le zone franche fiscali. È del 1790 il pensiero, concepito in Abruzzo, Melchiorre Delfico di Terra. È abruzzese colui il quale ha concepito la necessità dell'acqua pubblica, e Filomusi Guelfi di Tocco da Casaurea. Quindi questa è una regione che ha avuto una fertilità intellettuale, ideale, culturale, che davvero si può annoverare tra le regioni che hanno consentito la modernizzazione del paese. Il presidente Napolitano, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, disse: dopo Cavour, chi ha fatto l'Unità d'Italia è stato Silvio Spaventa. E sentire che in Abruzzo, fino a qualche tempo fa, Spaventa Silvio venisse confuso con l'economista Spaventa Luigi, beh, io penso che era una maniera di bestemmiare. Per questo abbiamo preteso questo appuntamento con questo livello di riflessione. Quelle qualità, quelle parole guida che ci aveva indicato il professor Bonini di Spaventa, che sono ancora oggi necessarie: carattere, Stato e politica, che poi sono parole semplici ma indicano anche una grande forza intellettuale, la capacità appunto di essere lungimirante. E abbiamo parlato tanto di giustizia e amministrazione perché Spaventa, diciamo, che è un po' il padre di questa tematica, è colui che ha indicato una strada ancora aperta perché ci sono problemi da risolvere. Il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Benigni. Grazie, innanzitutto ringrazio la Regione Abruzzo, al suo presidente, per aver fortemente voluto questo evento, questo momento di riflessione, per aver contribuito a comporre una platea così qualificata, come diceva il Presidente Alfonso. E sono anch'io grato molto al Ministro Padoan per la sua presenza, a tutti gli altri interventori, autorità e a tutti quanti voi.
Vorrei rassicurarvi, non eserciterò quella prerogativa che non ho, che invocava Luciano, quella della benedizione, perché non è consentito. Invece vorrei coltivare l'ambizione dell'incoraggiamento a proseguire la riflessione su Silvio Spaventa, su quel periodo storico, sulle sue idee, sui suoi progetti, sulle sue realizzazioni, perché non soltanto è un tributo alla sua memoria, alla storia sua e del nostro paese e anche della nostra regione, che simpatizzo molto per la Fondazione Spaventa, almeno parlando in un'occasione con il Presidente Bonanni che saluto, perché dalla storia, dalla figura di Silvio Spaventa noi possiamo trarre, come hanno dimostrato tutti gli ottimi interventi che abbiamo ascoltato, molti insegnamenti per oggi. Innanzitutto, chi era Silvio Spaventa? Occorrerebbero convegni, ci sono volumi che ci spiegano chi era. Io ho voluto scegliere due brevissime frasi che hanno scritto altri di lui, perché lui prediligeva che altri scrivessero di lui alla scrittura sua, relativamente alle sue idee, ai suoi progetti. Raffaele De Cesare, storico, giornalista e politico, suo amico, disse che Silvio Spaventa detestava ogni superficialità. Per me si potrebbe fermare qui per caratterizzare la grandezza di una figura come quella di Silvio Spaventa. Invidiava ai giornalisti e agli oratori la facilità di trattare qualunque argomento senza studi adeguati. Non c'era argomento del sapere umano che gli fosse ignoto. Pochi uomini hanno letto più di lui. Filosofia, letteratura antica e moderna, storia, diritto pubblico e privato, scrittori tedeschi, inglesi e francesi che leggeva in lingua originale. Insomma, innanzitutto un grandissimo intellettuale, un grandissimo giurista e uomo pubblico, uomo di Stato. Suo zio, un certo Benedetto Croce, scrisse di lui, durante il fascismo, scrisse queste parole, che Silvio Spaventa semplicemente, gli importava semplicemente la necessità di garantire a tutti i cittadini la giustizia, appunto, con rendere più certe e meglio amministrate le norme legislative e impedire o frenare l'arbitrio dei partiti che prendono il governo. Un'ossessione questa di Silvio Spaventa. Dunque un uomo di carattere forte, tenace, caparbio, innamorato dello Stato e delle istituzioni. E forse il momento più drammatico, anzi certamente nel momento più drammatico della sua esistenza, quello del momento della sua condanna a morte. Morte Silvio Spaventa, per fortuna poi tramutata nella pena dell'ergastolo, per fortuna poi superato dagli eventi storici successivi, forse egli pronunciò una frase che rendeva molto di questo suo carattere fortissimo. Disse, rivolto ai giudici, forse tremate più voi, richiamando la famosa frase di Giordano Bruno, forse tremate più voi nel pronunciare questa sentenza, giudici, che io nell'accoglierla. E quindi accettò quella condanna, pur contestando con parole fortissime, prima che la sentenza venisse pronunciata, il come si era determinato il suo arresto, trascorso in carcere 6 o 7 anni, e poi la sua condanna. Questo era Silvio Spaventa. E qual è il lascito? I lasciti, molteplici, numerosi, ma io ne voglio indicare 2 o 3, sono già stati illustrati, lo ha fatto per esempio con dovizia di particolari l'amministratore delegato di Ferrovie, il dottor Mazzoncini, che voglio ringraziare per anch'io, come ha fatto il Presidente, per le parole e gli impegni che ha assunto, insomma, non sono cose di poco conto. E innanzitutto il senso dello Stato, delle istituzioni, innanzitutto. Disse lui in un suo discorso parlamentare, lo Stato deve essere forte.
ed è tale quando ha buoni ordinamenti e valenti funzionari che li applicano con intelligenza ed equa. Come si vede, il senso del valore della legislazione, ma contestualmente il senso del valore della burocrazia, dei soggetti serventi la pubblica amministrazione, il funzionamento dello Stato. E poi la stessa sua battaglia, che è stata qui ricordata da tutti, per la nazionalizzazione delle ferrovie, era figlia di questa sua concezione dello Stato. Non era il suo un approccio economicistico, solo da fallimento di mercato, si direbbe oggi con il linguaggio europeo, no? Pur essendo lui convinto, come disse, che ferrovie e libera concorrenza sono in perfetta antinomia. Oggi no, non la pensiamo esattamente così, ma insomma lui la pensava in quel modo, ed è curioso riflettere sul fatto che Silvio Spaventa, esponente della destra storica, liberale e moderata, la pensasse nel modo che sappiamo, si battesse per la statizzazione delle ferrovie, e la sinistra storica, sinistra per modo di dire, ve lo dice uno che non rivendica questa sua appartenenza, la sinistra storica invece lo avversava, si batteva per la privatizzazione delle ferrovie e boicottò quell'iniziativa di Spaventa. Quindi le ferrovie, quale prosecuzione di questo suo pensiero, di questa sua volontà di plasmare le funzioni dello Stato, il carattere dello Stato, e quale mezzo principale per realizzare uno dei diritti, quello che adesso ricordava il Presidente D'Alfonso, il diritto alla mobilità, al trasporto, all'accesso in condizioni di eguaglianza. E poi è stato detto da molte, dal Presidente Altano, dalla dottoressa Guerri, il fondatore della giustizia amministrativa. Probabilmente sarebbe stata attualmente fondata la giustizia amministrativa di lì a poco, essendo una delle opzioni importanti degli Stati europei come li conosciamo oggi. Ma ciò che rileva, oltre alla sua tenacia appunto anche in quella battaglia, ciò che rileva di più di tutti è il fondamento teorico, ideologico, starei per dire, di quella sua idea, di quel suo progetto, che sfociò appunto nell'attribuzione, come veniva ricordato, alla quarta sezione del Consiglio di Stato, che fu chiamato a presiedere, delle funzioni giurisdizionali. E questa sua idea risiedeva principalmente nella necessità, nel momento storico nel quale si affermava una repubblica, uno Stato dei partiti, una democrazia, per quel che era, se si poteva qualificare così all'epoca lo Stato monarchico, dei partiti, la necessità per il cittadino, per i cittadini, di difendersi dall'abuso di potere da parte dei partiti. Consentitemi anche qui un'ultima citazione, lettura. Disse nel suo celebre discorso, che è stato ricordato qui dal Presidente Micuzzo, dottoressa Guerri: data la nostra egoistica natura umana, come è possibile che un partito al governo non abusi del potere che ha nelle mani in danno e ad offesa degli altri? Questo è l'interrogativo che si pose Spaventa, e questo interrogativo non era e non è banale, e ci dovrebbe guidare anche nella riflessione di oggi, nel ritenere che appunto le giurisdizioni, viviamo per fortuna in uno Stato costituzionale nel quale è previsto il pluralismo delle giurisdizioni, dovrebbero mantenersi ancorati agli ambiti, ai perimetri che appunto la Costituzione, la funzione originaria delle giurisdizioni stesse, gli assegna. Difendere il cittadino dalle prepotenze che si verificano nell'agire pubblico. Questo era il fondamento della giustizia amministrativa. Questi sono i lasci principali, poi ce ne sono tantissimi, non ho il tempo e devo concludere per dare la parola al ministro Padova. Consentitemi un'ultima considerazione, innanzitutto su un filo conduttore,
che evocava già il presidente D'Alfonso, cioè lui, Silvio Spaventa, segue, essendosi formato nello stesso ambiente, avendo relazioni, avendo un rapporto di contiguità quanto a natalità, segue un'altra l'opera, il pensiero di un altro grandissimo abruzzese che è poco noto agli abruzzesi, anche lui, molto meno noto di Silvio Spaventa, Giuseppe De Tomasis, che abbiamo ricordato in più circostanze, più volte ministro, consigliere di Stato, consigliere della Corte dei Conti, un grandissimo giurista che ha scritto pagine rilevantissime, per esempio sulla funzione della Suprema Corte di Cassazione, l'ho citato in più di una circostanza. Segue quel pensiero, quell'azione che maturò e si esplicò a fine del Settecento, all'inizio del Ottocento, nel Regno di Napoli e poi nel Regno di Due Sicilie, e precedette Benedetto Croce. Benedetto Croce, di cui anche qui si conosce la statura intellettuale, il suo essere il più grande filosofo italiano del secolo scorso, si conosce poco il suo impegno istituzionale. Fu, tra le tante cose, membro dell'Assemblea Costituente, fu anche uno dei pochissimi che Unite Unite votò contro la Carta Costituzionale, perché era ancorato, lo fece con un intervento durissimo in Assemblea Costituente, perché era fortemente ancorata una visione liberale e rifiutava quell'accordo, quel compromesso per noi alto, per me altissimo, che si realizzò nell'Assemblea Costituente. Lui votò contro. Ecco, questo filo rosso che lega questi tre grandi uomini, nati tutti in un fazzoletto di terra, nella Val di Sangro, che hanno determinato una parte non secondaria delle sorti dello Stato preunitario, dello Stato unitario, poi fino allo Stato repubblicano. Ecco, una terra d'Abruzzo che, poiché Luciano ci invitava con il suo titolo a evocare l'Abruzzo che parla Italia, un'aspirazione appunto che quegli uomini seppero realizzare, uomini così illustri che contribuiscono appunto a plasmare il volto dello Stato così come lo abbiamo conosciuto. Oggi chiudo con questa considerazione: come, mi permettete adesso di parlare da abruzzese, da cittadino abruzzese innamorato di questa terra, di questa regione, e consapevole sempre, come lo erano quegli uomini, che il localismo, se perseguito nel modo deteriore, fa danni alle istituzioni, ma se i problemi locali, che per loro era così, per Silvio Spaventa era così, come lo era per gli altri grandi uomini, vengono elevati, non solo vengono affrontati e risolti come è doveroso fare, ma vengono affrontati anche quali problemi paradigmatici di un modello di sviluppo. Ebbene, oggi la nostra regione, penso, se debba sempre più caratterizzarsi nel panorama nazionale e internazionale per questa sua grande scelta, caro Presidente Alfonso, che è riconducibile al tema, alla parola della sostenibilità. Noi siamo la regione che ha più tutelato l'ambiente naturale, coniugandolo come nessun'altra regione è stata capace di fare, con la buona industria, con la buona produzione, con le buone infrastrutture che necessitano di essere ammodernati. E poi la nostra regione si identifica sempre più con il tema della sicurezza. Le catastrofi naturali evocano questo tema: sicurezza sociale, sicurezza economica, sicurezza ambientale e territoriale. Consentitemi, e chiudo per davvero, di formulare un ringraziamento. Non ho mai avuto la possibilità in pubblico di farlo su questo. Oggi è l'8 settembre, il 10 di settembre, 3 anni fa, il Parlamento in seduta comune mi onorò dell'incarico che oggi alla elezione al Consiglio Superiore della Magistratura. Di lì a poco, dopo poche ore, mi recai nella stanza del ministro Piercarlo Papa, che era il mio ministro dal quale dipendevo, non gerarchicamente ma funzionalmente, e per comunicargli di questa notizia per me inaspettata. In quell'occasione lasciai a lui il segno del mio lavoro così appassionante in quei mesi passati insieme a lui, anzi sotto la sua guida,
alta e saggia, come poi la storia di questi 3-4 anni ha dimostrato, e lì lasciai una nota, lo sanno bene i parlamentari presenti, lo sa bene Stefania, Federica Chiavaroli, Paolo Tancredi, ho visto anche il Cialetto da 40 anni di sopra. Lasciai l'annotazione del lavoro fatto sulla, segnalando la necessità di rendere stabile, certe le risorse finanziarie per la ricostruzione all'Aquila. Di lì a qualche giorno fu varata la legge di stabilità. Il ministro Padoan, senza annunci, senza niente, garantì quel risultato che oggi consente di proseguire in quel lavoro, così come il ministro Padoan, con il lavoro incessante del presidente della regione, di tutta la regione, dei parlamentari, ha garantito risorse stabili, cioè naturali, che mi auguro vengano utilizzate nel miglior modo possibile. Quindi questa era un'occasione ghiotta e preziosa. Adesso faccio un altro lavoro, ma consentitemi da abruzzese di dire a te, caro ministro, caro Piercarlo, grazie, grazie per essere qui oggi, grazie per quello che hai fatto con me. Dobbiamo ricordare che oggi appunto è un giorno anche molto particolare, l'8 settembre, una data importante per il nostro paese, una data importante anche per l'Abruzzo, visto che qua si dice l'Abruzzo che pensa Italia, che ha avuto un ruolo fondamentale quell'8 settembre del 43, dopo quell'8 settembre del 43 l'ha avuto con la Brigata Maiella, con la Resistenza, con la costruzione dello Stato unitario già. Allora, quindi vediamo come Spaventa ci aiuta poi a ricollegare tanti fili e indica anche la necessità forse di ridare uno spazio maggiore alla storia, allo studio, a quelle infrastrutture immateriali che sono poi lo scheletro vero anche di una regione e di una nazione. E, per esempio, un'ultima notazione, perché si è parlato tanto di nomi maschili, concedetemela. Prima il presidente D'Alfonso ricordava questa volontà di nazionalizzare, questa unità che viene dalle ferrovie, infrastrutture, come dire, materiali. Ma c'è stato anche un momento in cui l'Italia si è costruita attraverso, forse qualcuno se lo ricorderà, il maestro Manzi e la RAI e la diffusione dell'italiano. Bene, dietro quella trasmissione, dietro la TV dei ragazzi, che io ricordo bene, c'era una abruzzese, Filomena Delli Castelli, che è stata una componente della nostra. Che bene parlare di cultura. Adesso torniamo all'oggi partendo da Spaventa e la parola per le conclusioni al ministro Carlo Padoan. Buonasera a tutti. Innanzitutto un ringraziamento di cuore al presidente della regione, al sindaco, al presidente della fondazione per questo invito. Ho preso stasera, storicamente è la prima volta che un ministro dell'economia e delle finanze viene in Abruzzo, personalmente, molto più modestamente, è la prima volta che vengo a Chieti e me ne rammarico di esserci venuto così tardi, tarda età, in questo bellissimo teatro, in questa bellissima città. Abbiamo sentito delle ricostruzioni affascinanti e pensiero di un grande personaggio, pensatore, uomo politico, anche tecnico del fare politica e di fare governo. È molto facile avere molte ispirazioni, è molto difficile scegliere quale particolare ispirazione, e siccome è un compito difficile lo evito e dico che forse c'è un grande messaggio implicito in quello che è stato già detto, che dovrebbe essere ispirazione, sicuramente per me è ispirazione per chi in questa fase della vita fa il mestiere di membro del governo, e cioè la capacità, direi la necessità, il pensiero di Silvio Spaventa, di legare le visioni intese come grandi progetti concepiti dall'analisi filosofica, tecnica, storica, e conciliare appunto le visioni con la messa in pratica attraverso gli strumenti del diritto, dell'economia, della pubblica amministrazione, che è veramente l'arte di fare politica. E vorrei sviluppare, non spaventatevi, molto rapidamente questo tema, prendendo ad esempio alcuni casi, un paio di casi relativi al governo nazionale e alcuni casi estremamente importanti e meritevoli di essere ricordati del governo di questa bellissima regione.
Dunque, visione. È un momento giusto nel ciclo politico italiano di parlare di visioni. Si sta per concludere una legislatura. La prossima, permettetemi di citarmi una volta soltanto, avrà una in dotazione uno stato dell'economia migliore, forse anche parecchio migliore di quello che questa legislatura ha ereditato. Questo grazie al lavoro degli italiani, al lavoro delle imprese, delle famiglie, penso anche un po' per il merito del governo, chiedo scusa per questa superbia. Ma qual è la visione che deve accompagnare l'Italia nei prossimi anni, quindi sicuramente nella prossima legislatura? Una visione che deve intanto partire da un fatto molto brutale, e cioè che l'Italia è in ritardo. È stata in ritardo per almeno due decenni nei confronti dei partners europei, di quei paesi avanzati di cui fa parte del gruppo più esclusivo, che è il G7, di cui ricordo che l'Italia quest'anno è presidente. È una Italia che deve fare tesoro degli errori passati, dell'aver vissuto non solo una grande crisi finanziaria che finalmente sta finendo, ma ancora prima di questa crisi finanziaria, di aver vissuto un periodo in cui si sono perse molte occasioni, in cui la crescita non è mai ripresa, anzi il dibattito preferito degli economisti è stato, e lo ricorderete immagino, quello del declino. Questa logica del declino si può e si deve rovesciare totalmente, basandosi sulle ricchezze del paese, che sono essenzialmente le ricchezze delle persone che vivono nel paese, quello che gli economisti chiamano con un termine un po' brutale il capitale umano, ma che in realtà è molto più ricco del concetto di capitale, ed è la cultura, la ricchezza, la storia, ma non viste come fenomeni che il passato ci lascia in eredità, ma come ricchezza per il futuro. Questo ne sono profondamente convinto. Gli economisti che si cercano di misurare qualunque cosa riescono anche a misurare l'impatto della cultura sulla crescita, a volte anche con qualche verità, ma comunque al di là di questa questione, questo è l'insegnamento che io prendo soprattutto dal pensiero di Silvio Spaventa. Appunto, hai una visione, va bene, affascinante, la devi tradurre in cose pratiche. E qui permettetemi di fare due esempi recenti di attività di governo che in qualche modo ha la pretesa di tradurre elementi di una visione di lungo termine, un'idea di società in misure concrete. Il primo elemento che voglio citare è la recentissima, lo sapete tutti, introduzione di un programma di lotta alla povertà. È un fatto tecnicamente storico, perché è la prima volta che questo paese si dota di una strategia complessiva di lotta alla povertà, al di là ovviamente di tante cose che sono state fatte in passato, anche molto in passato. Questa volta si è messa in pratica una strategia dotata di risorse importanti ma ancora insufficienti. Come Ministro delle Finanze non posso che ricordare sempre e continuamente a me stesso e a chi mi sta accanto, chiedo scusa, che le risorse sono poche, e lo ripeto anche adesso. Detto questo, se le risorse sono poche, Silvio Spaventa avrebbe detto usatele al meglio e quindi fate delle scelte, che poi è il destino che la politica porta con sé, è l'arte di fare delle scelte e di metterle in pratica. Quindi il primo esempio che ho di collegamento tra una visione di crescita e strumenti concreti è quello della lotta alla povertà, del reddito di inclusione, il reddito di inclusione che vuole dare alle famiglie, ai cittadini in condizioni più disagiate la possibilità di rientrare a pieno titolo in una attività sociale anche lavorativa, affiancando alle risorse, l'impegno a trovare un percorso individuale, certamente assistito dalle strutture amministrative dello Stato, per un reinserimento a pieno titolo e non solo finanziario. Quindi questo è il primo esempio che vorrei citare, che è anche un nome dal punto di vista del dibattito della politica economica internazionale a tutti i livelli, anche a livello globale di G20. Si chiama crescita inclusiva, che vuole dire semplicemente bisogna produrre la ricchezza, ma anche fare in modo che la ricchezza prodotta sia distribuita minimizzando la diseguaglianza, perché lotta alla diseguaglianza e sostegno alla crescita sono due cose che vanno assieme, non sono in contrasto tra di loro. Bisogna trovare le politiche giuste, mettere al centro della strategia dei governi la lotta
alla povertà e alla crescita inclusiva è quello che io chiamerei un pezzo di visione che però va tradotto in politiche concrete. Ho degli appunti che mi hanno preparato i miei valentissimi collaboratori pieni di cifre, ma non le userò perché forse l'ora tarda, diciamo, impedisce di digerire altre cifre, comunque non sono necessarie, indispensabili a trasmettere il concetto. Un secondo esempio di collegamento fra visione, idea della società e strumenti concreti è il cosiddetto approccio BES, benessere economico e sociale. Cos'è il BES? Il BES è, in termini di idea, il fatto che il benessere di una società e degli individui non si misura soltanto con il PIL, con il reddito, ma si misura aggiungendo al reddito altri concetti che hanno a che fare con, appunto, l'essere fuori dalla povertà, avere una istruzione adeguata, avere sicurezza e così via. Cosa è successo? È successo un fatto che forse è stato poco notato nel dibattito politico, ma che ha avuto risonanza in Parlamento. Infatti questa idea nasce anche da forte impulso del Parlamento, io lo ringrazio della sua interezza per aver spinto amichevolmente il governo a tradurre questa idea in concetti operativi, in indicatori che sono vagliati da un apposito comitato, sono prodotti tra l'altro dall'Istat, dall'Istituto di Statistica, e soprattutto sono indicatori che legano la performance nei vari campi della società del benessere e della stabilità agli strumenti di politica economica. Vuol dire che il governo si impegna non solo a fare un sostegno alla crescita, non solo a mantenere la sostenibilità della finanza pubblica, ma a aumentare per quanto possibile il benessere dei cittadini. Questo è un progetto molto ambizioso, è un progetto che però si sposa molto fortemente col concetto di crescita inclusiva a cui mi riferivo un attimo fa, e anche in questo caso l'Italia segna un primato. È il primo dei paesi avanzati, sicuramente il primo dei paesi G7, che in omaggio a questa idea del benessere sostenibile lo traduce in un meccanismo di politica economica. E questo è di nuovo il riferimento al pensiero di Spaventa, che a me è particolarmente caro. Cioè non solo bisogna avere delle buone idee, ammesso che siano buone, bisogna trovare il modo concreto di tradurle in cose che migliorano la vita dei cittadini, altrimenti che ci sta a fare la politica? Grazie, purtroppo non ho finito. Adesso volevo citare molto rapidamente tre casi in cui non si parla tanto d'Italia quanto doverosamente si parla di Abruzzo. Vorrei qui farlo per rendere omaggio a questa bellissima regione. Ci sono almeno tre esempi che mi sono stati offerti, suggeriti nella preparazione di questo convegno, in cui l'Abruzzo, forse con poco clamore, con lo stile che gli è proprio dei suoi abitanti, dei suoi cittadini, ottiene risultati sorprendenti. Primo risultato, la fine della gestione commissariale nella finanza regionale. La regione Abruzzo era stata la prima regione in piano di rientro sanitario ad uscire dal commissariamento. E naturalmente il merito va ai suoi amministratori. Detta così, in termini brutali, sembra qualcosa che sicuramente crea dei problemi. Invece vi invito a riflettere su una cosa ovvia: la gestione della finanza pubblica, sia essa nazionale che regionale che locale, è sempre un esercizio molto complicato, perché è il luogo logico nel quale la politica dà il suo meglio, a volte il suo peggio. Cioè si tratta di conciliare quantità, che di solito non quadrano mai, i soldi sono sempre pochi, con la qualità. Che ci faccio con le risorse pubbliche? Questa è la domanda che ogni volta che ci si avvicina ad una operazione di finanza pubblica, qualunque sia il livello territoriale in cui ci si colloca, ci si deve porre. E quindi in che modo una specifica azione è coerente con la visione? Questa, a me piace pensare che questo primo risultato che l'Abruzzo ci porta è coerente con una visione nazionale, che sicuramente a me sta molto cara,
che a volte a me piace chiamare con un termine montanaro, ma questa è una regione con montagne bellissime, ne vivamo le montagne, ed è quella del sentiero stretto. I soldi sono pochi, ma se si usano bene si ottengono risultati straordinari, soprattutto se si ha la costanza e la pazienza di portarli avanti. Quindi, primo esempio, il rientro dal commissariamento, la normalità, che è un bene prezioso e difficile da ottenere in questi tempi, grazie al buon governo. Secondo esempio, la regione Abruzzo è stata la prima regione in Italia a completare il programma di rientro come area di ritardo di sviluppo, obiettivo 1 dei fondi strutturali, e quindi essere promossa a una situazione anch'essa di normalità, tra virgolette, che ha un valore importante. Qui non devo aggiungere molto altro. Ottenere questo risultato è la combinazione di una sana gestione delle risorse, di finanza, ma con una visione strategica di industria, e le due cose vanno assieme. La finanza in questi ultimi anni a livello globale, oltre che italiano, è stata spesso associata a qualcosa di cattivo, qualcosa da cui bisogna allontanarsi, da cui bisogna stare lontani, perché sono fonti, nel migliore dei casi, di fragilità, nel peggiore dei casi di corruzione e di ostacolo. Non è vero, la finanza è uno strumento che è complicato, a volte difficile, bisogna saperlo usare, ma che può essere e deve essere destinato all'obiettivo, che è quello in fondo che dicevo prima, cioè di aumentare il benessere dei cittadini. E quindi questo è il secondo esempio che richiama un altro concetto importante, scusatemi, ma io ne sono profondamente convinto. Questi risultati sono ottenibili con risorse nazionali, ma anche con risorse europee. È uno dei non pochi esempi in cui in Europa c'è una soluzione. Spesso in Europa c'è un problema, a volte c'è una soluzione, sta spesso, nella gran parte dei casi, ai governi nazionali usare al meglio questa opportunità. Terzo tema, e qui veramente i numeri che ho davanti a me sono tantissimi, la ricostruzione, il terremoto, i due terremoti dell'Aquila. Non starò a dire quanti soldi sono stati mobilizzati, posso semplicemente dire che mai come prima sono state mobilizzate risorse da destinare alla ricostruzione, risorse nazionali, risorse locali, di nuovo risorse europee. L'Europa, e questo lo posso testimoniare, lo posso ricordare come testimonianza personale, l'Europa è stata molto aperta a aiutare nell'ambito delle regole europee un paese come l'Italia colpito dai disastri sismici che purtroppo hanno colpito questo paese più di una volta, e posso testimoniare che al di là dello scetticismo che a volte in Europa si ha nei confronti del paese, che a me addolora profondamente, c'è anche molta voglia di condividere le risorse. Questo è un tema che noi dobbiamo rivendicare come italiani, non solo perché ci fa arrivare più risorse, ma perché ci permette di tornare in Europa e dire: le abbiamo usate bene, usiamole ancora meglio. E ci sono tanti terreni nei quali questa sintonia europea, invece di accrescersi, rischia di sfaldarsi. Questo è un danno per tutti, e non lo dico per ragioni retoriche, lo dico per ragioni molto concrete. Le risorse pubbliche sono indispensabili per affrontare grandi obiettivi, anche quelli successivi a catastrofi come quelle naturali. Le risorse pubbliche da sole non bastano, ci vogliono altri ingredienti. Innanzitutto bisogna usare le risorse pubbliche, e qui di nuovo l'idea di Stato, di amministrazione efficiente è fondamentale. Gli investimenti pubblici in Italia, e questa è un'altra delle cose che ho imparato facendo questo mestiere, molto spesso non sono limitati dal bilancio pubblico, non sono i soldi che mancano. Manca la capacità di usarli, manca un meccanismo amministrativo a tutti i livelli che metta in moto decisioni, manca spesso un meccanismo di progettualità che permetta di tradurre in obiettivi concreti l'idea che lo Stato deve intervenire. E questo vale sia per le opere di ricostruzione che ovviamente per le grandi opere infrastrutturali. È necessario poi un legame il più stretto possibile tra attività di investimento privato e attività di investimento pubblico.
i due motori della crescita sono questi due, gli investimenti privati e gli investimenti pubblici. Scopo, obiettivo della politica di finanza pubblica è anche quello di capire in che modo si possono disegnare incentivi in modo tale che le due cose si sostengano a vicenda, e questo il governo ha provato a farlo, il governo precedente, in molti capitoli delle costruzioni delle leggi di bilancio. Questo, anche questo è un concetto che tra l'altro è stato portato avanti in Europa, lasciatemi dire con un minimo pizzico di orgoglio, anche su sollecitazione della presidenza italiana del 2014. Il piano Juncker, in fondo è un tentativo di mettere insieme risorse pubbliche a lungo termine per le grandi infrastrutture, attivando risorse private. Si sta avendo qualche successo. L'Italia è il paese che apparentemente usa al meglio questo strumento, e qui torno al ruolo degli amministratori locali, alle regioni che sono parte importante di questo processo di sinergia tra sfera pubblica e sfera privata. Ho finito e vorrei finire con un pensiero che mi è stato sollecitato non tanto questa volta dall'opera di Silvio Spaventa, quanto dall'osservazione di quello che si sta facendo in questa regione. Una visione, dicevo prima, è indispensabile per fare, per costruire una politica economica. E punto primo. Punto secondo, l'Italia ha una grande ricchezza della sua storia, del suo capitale umano, quindi in qualche modo ha una grande ricchezza prodotta dal passato. Ovviamente il problema, io direi però la sfida per la politica, è quella di trasformarla in una opportunità per il futuro. E qui la ricetta è apparentemente semplice a dirsi, se Silvio Spaventa fosse qui con noi oggi, forse ci scriverebbe parole illuminanti sul ruolo delle reti telematiche, dell'economia digitale, su come sfruttarle al meglio per valorizzare le ricchezze locali. Una delle idee che mi ha colpito è l'idea di Smart City, e cioè l'idea che l'intuizione fondamentale, che la ricchezza sta nella conoscenza e la conoscenza sta negli individui, che bisogna aiutare ad imparare, bisogna quindi fare un grande sforzo, e su questo c'è ancora molto da fare affinché ci sia, direbbero gli economisti, un meccanismo di produzione del capitale umano più efficiente, un sistema di istruzione universitaria, intermedia, elementare, che permetta ai nostri figli e ai nostri nipoti di essere la ricchezza del domani. Ma questo si può fare anche a seguito di vicende negative. Questa è la prova, la dimostrazione che visione e politica concreta possono andare insieme e possono produrre risultati molto importanti. Grazie. Bene, a questo punto, con l'intervento del Ministro Padoan, possiamo salutarci e dare dei compiti anche alla Regione, alla Fondazione Spaventa, di proseguire questo percorso culturale, magari a partire anche dalla ristampa degli scritti di Spaventa e di una bella biografia che scrisse Elena Croce, Guglielmo Benedetto, di Silvio Spaventa. Grazie a tutti e buona serata.